Bentornati cari amici qui su Aria Nuova in Cucina. Siamo arrivati alla terza stagione. Cari amici di Tre Scasse di Radio Scassata, oggi avremo due ospiti qui con noi inizialmente che ci aiuteranno a preparare delle stupende pietanze. E con noi il signor Lino Cardu e il signor Walter Bianco. Salve, grazie. Salve, signor Lino Cardu. Com'è il signor Walter Bianco? Mi ha detto che era in ritardo. Un attimo, signori amici a casa, che chiamo il signor Walter Bianco che è in ritardo. Oh, Walter, e dove sei? Dai, che stiamo iniziando, c'è il regista che ha fretta. Ma come stai rifando? Dai, muoviti, Carlo, dove sei? Salve, prego, secondi. Signor Walter, ma cosa è successo? Salve. Allora, venite qua. Allora, vi presento oggi il signor Lino Cardu, il signor Walter Bianco. Allora, dopo il concetto delle puntate precedenti, il signor Lino Cardu, dato Lino per gli amici, che è vero che gli siamo cresciuti i capelli. Ma come mai? Sì, il periodo di lockdown, i parrucchieri erano chiusi. Ho capito. Lei, signor Bianco, di che cosa si occupa? Come mai io già affiancherà il signor Lino Cardu? Io mi occupo generalmente di cucina molecolare. Questa è una grande novità, signori cari amici di Aria Nuova in Cucina. Oggi avremo un'esperienza molecolare. Allora, vedo che la regia mi ha mandato il resoconto. Sì, oggi preparerete i crackers riposanti e le cravattine di chicca. Bene, voglio vedervi all'ora. Ora vi lascio lavorare. Di quanto tempo avete bisogno per me? Perché la regista fretta. Io ho bisogno una mezz'oretta per impastare. Va bene. Aspetti. Vogliamo anche più o tre ore per l'editazione. Ma certo, questo non c'è problema. Faremo un velocizzazione. Vedo che lei ha degli occhialini da molecola. Sì, servono per distinguere. Se li può provare, voglio vedere come si dice. Certo, così è per fare gli impasti normali. Invece così è per fare gli impasti molecolari. Ottimo! Bene, allora, buon lavoro signor Lino Cardu, buon lavoro signor Walter Bianco. Ci vediamo fra qualche istante, prego! Prego! Grazie. Allora, ti presento innanzitutto tutti gli ingredienti per le crackers e cristini. Utilizziamo lo stesso impasto. Però noi facciamo in differenti maniere. I crackers utilizziamo una farina tipo 2, immaginata a pietra, grano biologico, è molto buona. Poi utilizzeremo del lievito madre, sale e dei semini per il condimento dei nostri cristini e dei nostri crackers. E qualche cappero. Allora, iniziamo per fare col tutto con la farina. Mettiamo la nostra acquetta delle nostre fonti. L'acqua deve sempre stare a 18 gradi, attenzione, sempre a 18 gradi. Provi a toccare per vedere. Sì, ma me lo vedo dagli occhiali. Perché c'è il termometro. Allora, ne abbiamo messo l'acqua. Allora, iniziamo a impastare. Bene, vediamo che il signor Lino Cardu ha versato l'acqua nella... come si chiama questo recipiente, signor? Questo è uno strumento di cucina antico, della notte dei tempi, dei miei avi, non so di quante generazioni, di terracotta, si chiama civella. Bene. Ora cosa stai inserendo? Noi mettiamo adesso il lievito madre in polvere. Sì, l'ha fatto... è stato un processo sicuramente seguito dal signor Bianco, vero? Certo, abbiamo inoculato dei lieviti particolari che abbiamo trovato sul gel argento. Sì. Non vi posso dire il nome perché è sotto copyright, però... è una roba che accelera un pochino il processo. Invece di 6 ore andiamo sulle 2-3 ore come ci ho detto prima. Molto bene. Poi c'è il prossimo passo ora. Allora, il prossimo passo ora mettiamo il nostro buonissimo miele di Cardu Vintu. Ma vedo che c'è un'assonanza col suo cognome, Cardu. Sì, è per quello, ma perché è di mia produzione. È di sua produzione. È per quello. Ce lo faccio vedere un attimo. Che capolavoro, che bontà. Allora, il miele serve per come starter alla lievitazione. Io so che bisogna farlo vorticare, è vero? Sì, infatti, guarda. Sempre, come ci ha insegnato lei, signora chef Ariosto, noi facciamo sempre vorticare. Benissimo. Il passo successivo quale sarà? Ok, allora adesso aggiungiamo 2 cucchiai d'olio. Sai, lo mettiamo dopo che abbiamo concluso il tutto. Dopo l'olio, sempre dell'ottimo olio Evo, va benissimo. E ricordatevi sempre di vorticare.
complessa. A questo punto abbiamo una ricetta, diciamo, tradizionale. Questo qui, se lo impastate, ci vorrebbero 6 ore a temperatura ambiente. Ma noi andremo ad aggiungere degli aromi. Lei ha degli aromi? Certo, di cosa si tratta? Ho tutto il mio set qua, abbiamo dei fosfati, dei poliglicati, delle metametafisis, degli oppiaci, un saporiferus. Ah, ottimo! Sì, dipende, perché adesso lui vuole fare i crackers croccanti, rilassanti. Riposanti. Allora, dipende tutto da cosa noi andremo a utilizzare. Ottimo. Perché e cosa andrà a utilizzare? Faccio un paio di esempi. Esatto. Se prendiamo il metal finis. Sì. Allora, con questo qui, 2 gocce soltanto. Sono sempre a 18 gradi, perché poi a 20 gradi otteniamo delle altre cose. So che il suo piattino è a temperatura controllata. Certo, l'ho controllata prima. E quindi è controllata. Se aggiungiamo di questo, otteniamo dei cristini, dei cracker, scusate, che sono belli croccanti, però non sono riposanti. No. Perché il metanfetaminis gli dà quel tocco, diciamo, come 500-600 caffè. Diventa tipo sgargiante. Sì, diventa sgargiante. Quindi questo magari, se i crackers li preferite la mattina, ho capito. Allora mettete 2 gocce di questo. Va bene. Mentre, se li vogliamo rilassanti, mettiamo dei fosfati opiaceus. Con questi qua, sempre solo 2 gocce. 2? Due, non di meno, non di più. Va bene. Perché se ne mettete una, non escono croccanti. E se ne mettete 3, escono troppo rilassanti. Quindi con la chimica bisogna sempre osservare e rispettare gli equilibri fatti dalla stichiometria, capito? Bene, ora andremo a vedere cosa succede dentro questa scimetta. Al signor Lino Cardu. Ottimo. So che lei ha usato un grano particolare per la macina di questo. Sì, è un grano tenero, tipo 2. Tipo 2? Esatto. È un tipo. Dove è stato coltivato? Queste nelle nostre campagne. Nelle nostre campagne di Monti Paschi? Di Monti Paschi. Ah, esatto. Bene. Io direi che adesso aggiungiamo anche il catalizzatore. È un catalizzatore? Sì. Ma che funzione ha? Della Bianco Corporation. Che funzione ha il catalizzatore? Il catalizzatore serve appunto a catalizzare la lievitazione. Nel senso, se non aggiungiamo questo, adesso che aspettare 6-7 ore. 6-7 ore. La logica ci viene in aiuto. Invece con questo qua ci arriviamo. Queste qui, guarda. Un attimo, andiamo. 2-3 gocce. Sì. E abbiamo 2-3 ore per queste quantità. Oh, ottima cosa! Non aggiungete troppe gocce, sempre, io dico sempre massimo 3, perché poi dalla quinta in poi inizia a diventare una questione di secondi e non riuscite a fermare la lievitazione. Ho capito, la ringrazio. Massimo 2-3 ore. Bianco, la ringrazio. Intanto noi continuiamo a impastare, fino a quando l'impasto diventa un modello. Cari amici di Aria Nuova in Cucina, abbiamo oggi avuto l'onore di conoscere il signor Bianco con la sua cucina molecolare e adesso vediamo che il signor Lino Cardu sta proseguendo con la sua ricetta dei crackers e delle cravattine. Benissimo. Cari amici di Aria Nuova in Cucina, ora l'ultima fase di impasto la manderemo a velocità aumentata. A dopo! Passiamo ora a una parte delicatissima, la divisione dei pani, che è una cosa degna del nostro signore. Allora, noi prendiamo, dividiamo in due, facciamo vedere il nostro. Perché sono due ricette diverse. Esatto. Infatti andremo a aggiungere ad ognuna delle due una diversa sostanza. Lei cosa sta usando per dividere i pani? Un coltello. Ah, c'era un signore millenni fa che usava un altro metodo. Sì. Sì, dividere i pani come col pensiero. Certo. Bene. Una volta diviso il pane, qual è la prossima mossa? Allora, adesso aggiungiamo a seconda di cosa vogliamo fare la diversa sostanza e facciamo appunto cucina tradizionale molecolare. Per vedere questa bellissima pallina, questa è la prima pallina, cosa inserirà in questa pallina? Questa è per i grissini croccanti e riposanti. Quindi crackers riposanti, prego. Quali sono i crackers riposanti? Chef Cardu. Allora, i crackers riposanti li ho preparato dopo, ora preparo per le cravatine di cibo. Vabbè, io inizio a aggiungere su questa. Sì, perché quella aggiungiamo deve riposare ora 2 secondi. Poi sul oppiaccio, 2 gocce non di più. Ottimo profumo. Invece qua, che sono le cravatine di chicca, il nostro lo sbagliamo. Bisogna aggiungere
questo, vedete il blu? Sì. Le cravatine di chicca serve il fosfidaceus viagrus. Non ho capito. Se no, perché dobbiamo ricordare anche che le cravatine di chicca hanno tutto un significato storico. Noi adesso introduciamo i nostri semini nel nostro impasto. Semini tostati a 84 gradi questi. L'ha calcolato lei, signor Bianco? Certo, l'ha fatto insieme l'altro giorno. Le tenute di Chef Cadu. Sì. Anche lei si è recato qui. Certo. Settimanalmente. Perché ho saputo che a Montepaschi hanno un afflusso di gente inadeguato e sono incontenibili. No. Abbiamo bisogno di supporto anche per migliorare le nostre tecniche, per stare sempre a passo coi tempi. Va bene. Allora, io vi lascio fare adesso. Avete aggiunto nelle cravatine di chicca adesso i semini, giusto? Sì. Bene, vi lascio finire l'impasto. Qual è il prossimo passo? E poi adesso facciamo lievitare i nostri impasti. Ok. Invece nella pallina che riguarda i crackers riposanti, che tipo di aggiunta vorrebbe fare? E ci mettiamo un'aggiunta di capperi. Oh, proprio perché il cappello ha questa proprietà di rilassante. Va bene. Allora, cari amici, di Aria Nuova in Cucina, ora abbiamo aggiunto un altro po' di semino. Infatti vi faccio vedere quanto semino bisogna mettere. Bisogna proprio riempire di semino per fare la cravatina di chicca. Per quanto riguarda questa invece, sì. Bisogna sempre optare per un taglio verso la parte esposta a sud. Ah! Perché non gli arriva la luce e praticamente il catalizzatore non viene attivato. Lo teniamo qua e poi ci facciamo delle analisi, perché noi ogni prodotto lo analizziamo pre-cottura e dopo cottura in modo da migliorare sempre. Quindi lei ci tocca adesso quel pezzettino. Sì, quello rivolto a sud. E l'ha rivolto a sud? No, quello che stava rivolto a sud, sì. Sud e là, sì. Io l'ho tagliato. Bene. E messo da qua, questo lo analizzeremo nei nostri laboratori. Ah, ho capito, è da analizzare. Sì, e miglioriamo sempre. Volete sempre migliorare. Sì, adesso siamo arrivati al millesimo di grado. Oh, ma cosa vuol dire? Vuol dire che noi, i nostri telespettatori, li diamo sempre una temperatura che per cuocere, per esempio, quelli croccanti, siamo sui 132 gradi.1, sì, diciamo così. Sì. Ma poi noi, laboratori, siamo arrivati che in realtà la migliore è 0.124. Ah, ok. Siamo adesso... Ci sono varie versioni. Sì. Avete raffinato. No, l'altro è più raffinato. Certo. Lo so bene, non lo controllare il pezzo di là. Ora vediamo il pezzo che è tagliato a sud. No, quello lo lasciamo lì analizzato per Okay. Si sta per iniziare la preparazione dei cracker riposanti. Questa è la nostra pallina di cravatina con tutta la loro potenza. Ora andremo a velocità completa. Adesso li sbricioliamo, sì, di taglio non tanto sottili. Deve dare amalgamiamo di nuovo tutto e rendiamo di nuovo l'impasto omogeneo. Oh. Catteri sono in cloruro di sodio con 20% di iodio, Sì. Preso, vedete, dalle saline. Raccolto a mano. A mano. Vedete che questo vedete, grandi saline, fatti vedere. Sono cristalloni questi, Bisogna anche tagliarli con cura perché non devono soffrire. Soffrono i capperi? Certo. Hanno un'anima. Oh, più che altro, quando soffrono rilasciano questo malognolo che non va bene. Parliamo di questa componente animica del cappero. Cosa vuol dire il cappero soffre? Secondo il nostro chimico, il cappero ha una componente animica che lo farebbe soffrire quando viene tagliato. Sì, praticamente quando viene tagliato, se lo si lascia tale quale, questa componente è libera di andare dove? Nel mondo. Ma vaga senza meta? O no, arriva nel mondo delle idee e se ne sta lì fino a quando non viene richiamata. Cioè, tipo quando qualcuno ha un'idea geniale, lei arriva. No, sono solo idee di capperi. Idee di capperi? Sì. Oh. Se noi invece li mettiamo con il cloruri e gli ioruri, sì, questi praticamente intrappolano questa componente animica che gli dà un particolare nota dolce, diciamo. Ma infatti sono... Se invece li tagliate troppo violentemente, soffrono e diventa molto molto marrone. Proprio dei carciofi. Ho capito. Voi usate il tempo qui per cucinare, giusto, signor Castro? Sì, tutto a tempo. Ma perché tutto a tempo? Perché è tempo le magie. Allora, bisogna rispettare i tempi,
se no non riesce. Certo, quindi il timer è un componente indispensabile per la nostra cucina. Fondamentale, esatto, Invece riusciamo a rispettare l'equazione cinetica. Abbiamo capito che il tempo è un vostro amico. Invece che relazione avete con lo spazio? Lo spazio e il tempo. No, con lo spazio, basta il tempo, come l'avete detto, chi serve. Beh, siamo tornati qui a farvi vedere il risultato finale con le due pagnottelle, una per le cavatine di chicche fatte con i semini, gli spassi, bla bla bla, e una per fare i crepe riposanti fatti con i capperi on posato. Quindi, benissimo, adesso bisogna lasciare riposare. Adesso facciamo riposare a temperatura ambiente, fino a quando non triplicano, non raddoppiano. Bene, ci vediamo fra qualche istante, perché grazie alla cucina molecolare del signor Bianco, l'operazione di lievitazione è stata accelerata in modo da non farvi aspettare più di tanto. Quindi ci vediamo fra 5 minuti.